Andiamo? Sul centrale. E lo prendo, dai. Andiamo, andiamo. Andiamo. Dai Nick, spara, dai, dai Nick, spara, spara Nick. Giù, 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 giù. Vai, vai, passa avanti, passa avanti. Prendilo tu, dai, prendilo tu. Welcome back e benvenuti in un nuovo video dell'SMT Airsoft. Io sono M e quest'oggi vedremo un gameplay nel nostro campo boschivo del software Pavia con l'MK12. Com'è qua, ragazzi? Se non avete visto il video dove c'è la recensione, vi lascio il link in descrizione e o nella info qua in alto, e anche il video precedente sempre dell'MK12 in ambiente sia urbano che boschivo. Quest'oggi stiamo giocando a un dominio a quattro fazioni, quindi ci sono quattro club in campo. Una durata di due ore e mezza, se non ricordo male. È un video molto vecchio questo, di circa un annetto fa. Allora, il numero degli obiettivi sono 9 in tutto il campo. Le quattro fazioni avranno ognuna una propria base di partenza e di rigenero. Le squadre avversarie non potranno ingaggiare e occupare le basi avversarie. L'obiettivo di ogni team è quello di controllare il numero maggiore di postazioni alla fine del gioco. Per postazioni controllate bisognerà appendere il foglio del colore della propria fazione all'interno della postazione e ben visibile agli altri team. In caso di postazione già occupata basta cambiare il foglio con il proprio colore della propria fazione, insomma. All'interno di ogni postazione non può esserci più di un operatore alla difesa appunto di esso. Il rigenero per gli operatori si svolge in due modi. Il primo è tramite i compagni che dovranno slegare la fascia colorata del proprio compagno e rianimarlo. In questo caso non avevamo abbastanza fasce per tutti perché eravamo 40-50 operatori. Quindi abbiamo deciso di contare 15 o 20 secondi. Il secondo modo è all'interno della propria base di partenza, rientrando subito in gioco per il secondo rientro. Raggiungi gli altri in dogana, ad arrivo. Robin, quanti siete qua? Siete in? In tre, ok. Allora, ci pensiamo noi. No, nostri, nostri. Ci pensiamo noi. Voi tenete la posizione di quelli che arrivano da là. Noi andiamo su, ok? Se c'è qualcosa mi chiami e torno indietro. Tenete questa posizione e non fateli passare. Voi tre. Uno, due, tre. Ok? Robby qui, Miguel, sei ancora lì? Vedo. Mi muovo. Thank you.
Occhio Nico, davanti a te. Stai giù, stai basso, eh. L'idea, appunto, come avete sentito, era di passare in alto a destra, ma siccome c'era troppa attività nemica, siamo dovuti rimanere nei pressi della nostra base e difendere, appunto, la zona. Prima, come avete visto, abbiamo avuto degli ingaggio da parte della squadra blu, che nella nostra postazione era la parte sinistra, e dopo, come state vedendo ora, sono arrivati dalla parte centrale. Quindi cerchiamo di bonificare prima questa zona e poi vediamo di muoverci. Ricarico, Robby. Ok, avanziamo lentamente. Ok, una volta bonificata questa zona dall'attacco dei gialli, se non ricordo male, proviamo appunto ad attaccare noi centralmente, di conquistarci la parte centrale del bosco. Vedo. Perché se mi copri la sinistra, non urlare. Ti copro io, per quel che posso. Giù, 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 giù. E dal bunker. Qua praticamente il ragazzo si era dimenticato che con lo scudo può usare solo la pistola. Boh, rimani lì. Ha cambiato, abbiamo cambiato, Doc, abbiamo cambiato, su. Scusa, scusa! Ricarico. Come avete visto, la zona non è assolutissimamente libera, quindi provo ad allargarmi sul lato destro. Una volta colpito l'operatore in difesa nella postazione centrale, a questo punto con Nicolas, mio compagno, proviamo ad andare ancora più in fondo al campo, totalmente dall'altra parte, per poi prendere tutti alle spalle. Ragazzi, siamo alla vostra destra, alla vostra destra siamo. Pronto a sparare? Abbastanza. Ci abbiamo qua davanti, ok? Stai giù, stai giù, stai giù, stai giù. Qua ragazzi c'era una postazione ed erano, ve lo anticipo, 4 in difesa. Giù, 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 giù. Vai, vai, passa avanti, passa avanti. Prendilo tu, dai, prendilo tu. Uno, due, tre, cinque, 14. Sali già in puntamento, che se c'è qualcuno gli spari. Vai. Ci sei, Nick? Vieni, vieni, Nick, vieni, Nick.
stai basso e controlla sempre. Ciao Doc. Io dalla mia postazione non tiro fino al mercato. Io intanto tengo la postazione vedetta. I tre che abbiamo preso stanno tornando allora alla loro base per respawnare. Quindi rimango nella postazione e la difendo. E quando sei al mercato e sei libera, rimanete in posizione lì. Difendiamo le postazioni. Qui Miguel, al centrale c'è qualcuno? Ripeto, al centrale c'è qualcuno dei nostri? A questo punto gli operatori che abbiamo preso prima della squadra gialla sono ritornati in vita, hanno preso Nicolas e ritorneranno a riprendersi la postazione. Purtroppo sono rimasto da solo. Ho fatto un taglio, ma c'è stato un lungo ingaggio coi ragazzi di prima. Preso! Ah, t'ho sentito ma non sapevo dove eri. Bravo, bravo. Da là un altro, lo sapevo che eravate qua. A questo punto, una volta ritornato in vita dalla propria base di partenza, guardo un attimo com'è la situazione vicino alla nostra base e non è delle ottime. Una volta bonificata la zona con i miei compagni, provo a ritornare nella zona centrale del campo. Capisco se hai preso o no quello là in fondo. Hai preso? Sì, sì, è preso. Sul centrale. E lo prendo, dai. Andiamo. Dai Nick, spara, dai Nick, spara. Spara Nick. Ho preso. Ah, io sono fuori, eh. Io sono preso, Stai per terra, mi tocchi la gamba e mi rigeneri. Nell'assalto della postazione centrale ovviamente ci sono state molte perdite, tra cui la mia. Per fortuna il nostro compagno è riuscito a rianimarci e abbiamo continuato ad acquisire terreno. Hai visto Nick? È uno sdraiato in un albero tutto a sinistra. Dove? Quale albero? Quello là, ci può vedere. Ah, ok. L'ho visto. Preso, dai. Rigenalo. Ti copro io. Una volta conquistato il bunker centrale, vado sul lato destro in alto per avere una maggior visibilità. Solo che vengo spottato da un cecchino nemico della squadra gialla e mi tiene lì per 5 minuti. Ingaggiamo per 5 minuti. Ora farò un taglio perché veramente dura tanto tempo l'ingaggio. Bravo! Aia! Vengo preso. Bravo, bravo lui. Complimenti.
Una volta tornato in vita dalla mia base di partenza, non demordo e provo comunque a passare sul lato destro in alto. Oh, cazzo! T'ha preso Nick? Ok. Preso! Per fortuna c'è Nick che mi rianima, a parte la caduta, e così riesco a ritornare in gioco. Prova a prenderlo più indietro. Sì, lo so, ma se siamo tutti e due attaccati non serve a niente. Noi dovremmo prendere il mercato in teoria. C'è qualcuno nel mercato. È dietro alla fascia rossa. L'hai visto? Ok, io vado verso il mercato, tu mi copri le spalle, va bene? Oh, preso, io sono preso. Buono, bravo. Ci abbiamo provato, bravo, dai. E niente, gargiulli, per questo video è tutto. Ci abbiamo provato, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. C'erano 4 fazioni, quindi oltre a fare un assalto in una postazione devi tener conto che potrebbe arrivare altri nemici, un'altra fazione alle spalle, a destra, a sinistra. Era un continuo guardarsi intorno. Purtroppo magari nel video non si è vista molta azione, però vi assicuro che ci siamo divertiti tantissimo. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella per non perdervi nessun video e di seguirci ovviamente anche su Instagram smt-airsoft-official. Taggateci sulle vostre storie, sulle vostre foto. Da me è tutto, al prossimo video, stay hungry, stay beerus!